18 aprile 2016. Allora, sta canzone per forza, perché ragazzi sono al pallone più totale, sto andando da Antonino Cannavacciuolo adesso. Buonasera! Buonasera! Sto andando a Italy che c'è Cannavacciuolo che firma i libri. Che domani fa uno stage di cucina, io lo adoro, però costa, bisogna comprare al minimo di 5 biglietti a 92 euro l'uno. Allora, vi dicevo, domani praticamente Cannavacciuolo fa un'accademia, un giorno di accademia di cucina all'Olimpico, ma io non ho trovato il modo di comprare un solo biglietto, nel senso che i biglietti sono carissimi e più se ne comprano meno costano, però per comprarne 5 praticamente bisogna spendere 92 euro cada uno. Ora, non l'avrei comprato neanche se se ne poteva comprare uno a 100 euro. Allora, la mia amica Gabriella, che è giornalista, mi ha cercato l'accredito ma non è riuscita ad averlo, e mi ha chiamato e mi ha detto: uno scoop per te, cioè Cannavacciuolo a Italy, che è vicinissimo a casa mia. È la prima volta che ci entro. Italy è praticamente un allora, dove vicino a Piramide, negli anni a Italia 90, hanno costruito una cosa che doveva poi servire per non ho moltissima batteria, quindi la conservo per quando arriva Cannavacciuolo. Sono molto emozionata. Molto molto emozionata, molto. Siamo a Italy, è bellissima, la prima volta che ci vengo, nonostante sia vicino a casa mia, cioè vicino dove abito adesso. Si è creata tutta la fila. Emozionatissima. Oddio, quanto è alto! Due metri! Sembra grande! Quanto è alto! Grazie! Bella, si vede in televisione! Sì, però! Grande Antonino! C'è il fan, diciamo! Io sono andata a tutti i ristoranti di cucina da incubo! Le ho girati tutti! Da incubo, sì. Sì, sì! Mi manca solo una di Milano perché ho fallito! A te non mi piacciono! Allora, sono qua una alla volta, vi sfido, dai! Grazie per essere stati qua! Sei bellissimo! È più bello, sì! Sembra molto più giovane dal vivo! Mi sento male. Salve, grazie. Sento, per pagare il parcheggio. Come esce qui subito a sinistra, puoi inserire il ticket. Allora, amici, operazione compiuta, vi metterò qua la foto che ho fatto con lui. Mi ha un po' urtato, non so nel montaggio se lo metterò perché mi ha dato fastidio. Il fatto che mentre facevo la foto col libro che ho acquistato lì, praticamente c'era la
signora che scattava le foto e la signora che diceva a chi dedicare il libro. E io ho detto: Antonino, fai un saluto per il mio canale YouTube. E la signora quella lì, non mi pare il caso, ho fatto guarda che pubblicità e le faccio notare. Mi ha dato un fastidio che non avete idea, però mi sono super emozionata, l'ho fatto imbarazzare da morire, credo di aver registrato il pezzo in cui ho gridato sei bellissimo e lui si è imbarazzato da morire, timidone, dimostra un sacco di anni in meno che in televisione. Sono molto contenta, voglio ringraziare Gabriella per avermi avvisato, mi ha avvisato alle 5 perché le avevo chiesto di trovarmi sti biglietti e è stato bellissimo davvero. Cioè mantenersi a destra o svoltare a sinistra? Bah. Spiegami com'è la storia qua. Ah sì, perché lì è il coso. Ok ragazzi, vi saluto perché ho pochissima batteria, l'ho tesaurizzata. Sì, ma non sei chiara nelle tue indicazioni, figlia mia. A dopo.